C'erano tutte coppie fino a poco fa, sono finite le coppie. Ciao, scusate ragazzi, vi posso fare qualche domanda? Da quanto tempo state insieme? Troppo tempo. È un rapporto... A tre. No. Se lei fosse simile a me, non litigheremmo quasi mai. Siamo a Bologna, nella mia città, dove sono nato e ho vissuto i primi 24 anni della mia vita. Ma adesso voglio andare in giro a chiedere alle persone che cosa mi raccontano loro dell'amore. Da quanto tempo state insieme? 8 anni. Pensate di sposarvi? Oggi no. 7 anni. Hai preso un suggerimento tipo... No, okay. Stavo pensando bene perché poi sbaglio. 30 anni. Quasi 7 mesi. 19 anni. Da 45 anni. E posso chiedervi come vi siete conosciuti? Università. Ero amica, molto amica di una cugina del suo amico. Tramite gli amici in comune. Stavamo entrambi in uno studentato qui a Bologna. All'asilo. Cioè vi conoscete fin dall'asilo? Fatto l'asilo insieme, sì. Ok. Ve lo ricordate la prima volta che vi siete visti? Al lavoro. Al lavoro. Primo giorno in pratica di università. Vi siete mai scritti lettere? Ah, lettere, che bello. Col mio primo fidanzato, sì. No. Sì, rigorosamente a mano. Lettere no, molti messaggi. Sì, certo, sempre. La lettera scritta a mano ha un fascino tutto suo. Io sì, in realtà io l'ho scritta. Sì, io sì, lui io no. E le lettere le avete conservate? Sì. Sì, ce l'abbiamo. Ogni tanto le rileggete? Ieri. Veramente? No, perché era già stato faticoso leggere le prime, lei è molto lunga. A volte sì, Edio, ma guarda che avevo scritto. Sì, anch'io a volte le leggo. Sì, sì. Lei tiene gelosamente custodito in un angolo della stanza, anche perché abbiamo un piccolo cane che qualsiasi cosa sia fatta di carta la distrugge. Sì, c'è stato un periodo in cui abbiamo anche scritto su un quaderno comune e senza dircelo, insomma, andavamo a controllare. E litigi? Avete Se lei fosse simile a me, non litigheremmo quasi mai. Ci piace litigare. No. No, no. Capiamo quando c'è bisogno di puntarsi per questioni abbastanza serie. Sì, discutere. Invece San Valentino sì o San Valentino no? Come dice mia nonna, San Valentino è la festa di ogni cretino. Non ti importa nulla? Non l'abbiamo mai festeggiato particolarmente. Dobbiamo ancora festeggiare un San Valentino, sì. Quindi. Avete un consiglio per far durare tanto una storia d'amore? Allora, la fiducia e il lavoro. Il fatto di dirsi tutto, secondo me, è la base proprio di un rapporto sano. Bisogna accettarsi e poi ognuno ha i propri limiti, ogni proprio pregi. Siamo molto aperti, ma verso l'alto ci vediamo molto l'uno dell'altro. Condividere i propri pensieri. Lasciar libero l'altro di coltivare le proprie passioni. L'ultima domanda, in amore vince chi? Bella domanda questa. Ha sempre chi ha rispetto dell'altro. Chi perde di più? Vince chi sopporta. Secondo me chi sa lasciare andare. Bene. Allora altri 100 di questi anni, vi direi. No, bastano questi. Chi l'avrebbe detto che ancora oggi così tanta gente si scrive le lettere? Comunque ci vediamo presto su Sky con un amore. Ciao.